Amici chitarristi e bassisti, ben ritrovati. Io sono Michele Bianchi e oggi vi parlerò di due prodotti Dunlop: il Guitar String Change Toolkit e il Complete Guitar Setup Toolkit. Partiamo dal Guitar String Change Toolkit, che contiene gli attrezzi necessari per il cambio corde. Bene, al suo interno troviamo la tronchese per recidere anche la corda più spessa del basso, il panno in microfibra per la pulizia dei nostri strumenti, l'avvolgicorde che ci permette di avvolgere due tipi di chiavi, quelle per chitarra e per basso, il multitool che contiene una chiave a tubo per la regolazione del Trussrod, 9 chiavi a brugola, un cacciavite a croce e un cacciavite piatto. Le misure di queste chiavi sono compatibili con la maggior parte degli strumenti presenti sul mercato. Infine abbiamo la penna lubrificante, che permette alle parti movibili dello strumento, come sellette, meccaniche e così via, di lavorare in modo fluido. Andiamo ora a fare l'unboxing del Complete Guitar Setup Toolkit. Come possiamo vedere, abbiamo attrezzi già presenti nel primo kit, come la tronchese, il panno in microfibra, l'avvolgicorde, il multitool e la penna lubrificante. In aggiunta, nel complete troviamo la torcia da palco, che consente di illuminare fino a 90 metri di lunghezza, alimentata con una batteria AA, ha tre modalità di accensione: al primo click forte, al secondo click più debole e al terzo click lampeggiante. Abbiamo poi il cacciavite con la punta intercambiabile a croce e a taglio. Il Guitar Polish Cleaner, grazie alla sua nuova formula, proteggerà i nostri strumenti da umidità e sporco con una barriera protettiva. Abbiamo poi nell'astuccio laterale i due Fret Collar System in acciaio, che consentono di pulire i tasti della chitarra proteggendo il manico, quindi senza bisogno di doverlo ricoprire con il nastro adesivo. Qui troviamo due misure, da 80 e da 125, per tutti i tipi di radius. Abbiamo poi l'Uni Wrench, in grado di regolare la stragrande maggioranza dei dadi presenti su chitarre e bassi, come la femmina del jack ad esempio, e infine il righello per il settaggio dell'action e della curvatura del manico. Le misure sono rappresentate con il sistema metrico e con il sistema in pollici. A mio avviso penso che questi kit siano veramente indispensabili, perché contengono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per settare il nostro strumento. Bene ragazzi, con questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!